Ciao a tutte ragazze, bentornate sul mio canale. Come promesso, ecco il video sulla mia postazione make-up aggiornata. Nel caso ve lo foste perso, giù nell'info box trovate il link del primo video a lei dedicato. La mia postazione make-up è sempre questa vecchia scrivania ricordo di famiglia, della quale sfrutto sia i cassetti interni, sia il ripiano esterno, sul quale ho appoggiato lo specchio e varie cassettiere per contenere tutti i miei prodotti. Da quando l'ho allestita quest'estate ho fatto alcune aggiunte, per cui innanzitutto ho aggiunto queste cassettiere centrali che vedete inquadrate, all'interno delle quali ci sono tutti i miei smalti. La scorsa settimana ho aggiunto queste altre tre cassettiere laterali, questa singola a fianco dello specchio. Ho rifoderato, sostituendo la vecchia carta, i cassetti interni e ho anche sostituito i contenitori per i prodotti. Partiamo subito dalle cassettiere dedicate agli smalti, che sono 7. Il primo cassetto in basso contiene tutti i prodotti per la pulizia e la cura delle unghie. Nel cassetto sopra troviamo gli smalti del mio colore preferito, il rosa. A fianco troviamo gli smalti verdi, nude e marroni. A fianco ancora gli smalti di colori un po' strani, per cui bianchi perlati, neri, il rouge noir di Chanel, viola, giallo, eccetera, eccetera. Nel cassetto sotto troviamo tutti i kit di nail art di Pupa, dal kit degradé al kit cracking per arrivare fino al kit bubbles. E qua troviamo invece tutti gli smalti blu e azzurri. Da quest'altra parte ci sono gli smalti rossi. C'è anche un'altra cassettiera dedicata alle unghie, che è questa, all'interno della quale ripongo altri prodotti che non stavano nella prima, come ad esempio il leva smalto, la crema o le ruote per slocciare gli smalti. Le due cassettiere a fianco sono dedicate rispettivamente quella superiore alle fasce per i capelli e quella sotto ai campioncini. Sopra le cassettiere appena viste ho appoggiato il brush holder di Neve Cosmetics suddiviso a metà. Nel contenitore alla mia sinistra vedete i pennelli per occhi e per il viso, in quello alla mia destra tutti i prodotti di forma allungata come le matite, i mascara o gli eyeliner. Quest'altra cassettiera sotto le altre, di forma e di disegno differente, era già presente fin dall'inizio e contiene le cialde singole, i pigmenti e le palette più piccole. Altre due aggiunte che ho fatto alla Makeup Station questa settimana sono rispettivamente questa sveglia e questa lampada, che mi è utile sia mentre registro i video sia mentre mi trucco. Alla mia sinistra troviamo poi lo specchio della Babyliss, che avevate già visto nel video precedente, con tutte le sue regolazioni di luce e con le due superfici riflettenti, quella normale e quella, non ricordo più se a 5 o 8 per, ingrandente. Infine sul piano troviamo questa cassettiera che si distacca un po' dalle altre e che è speciale perché al suo interno ci sono tutti i bigliettini e i regalini delle mie amiche di YouTube, per cui ragazze ci siete voi. Per quanto riguarda gli altri cassetti, come ho già detto prima, nel corso della settimana passata ho cambiato la carta che li foderava, sostituendo quella vecchia con questa carta adesiva che raffigura la città di New York e che quindi riprende la figura di questa cassettiera. E poi ho sostituito i contenitori per i prodotti. Al supermercato ho trovato questi comodissimi contenitori in plexiglass trasparente, all'interno dei quali in varie combinazioni si possono inserire questi divisori, dei quali ne ho due per ciascun contenitore, in base alle nostre esigenze. In tutto ne ho acquistati 6, due contenitori per ogni cassetto. Partendo dal primo cassetto in alto, nel contenitore anteriore, troviamo da un lato tutti i prodotti per truccare il viso, come ad esempio il fondotinta e i blush, mentre dall'altra parte tutti i prodotti per truccare gli occhi e le sopracciglia. Nel contenitore posteriore, invece, sempre suddiviso a metà, troviamo da un lato i prodotti che utilizzo meno, come ad esempio la nebbia fissante, mentre da questo lato i prodotti nuovi che conservo di scorta, come ad esempio questo kit della Essence per definire le sopracciglia. Gli altri due cassetti sono dedicati ai rossetti. Partiamo da quello in alto, che è il principale. Di nuovo due contenitori. Nel primo, questo qui davanti, ci sono tutti i rossetti rossi suddivisi in rossetti rossi MAC e rossetti rossi di tutte le marche, mentre nell'altro contenitore, sempre suddiviso a metà, di nuovo tutti i rossetti MAC rosa e fucsia e tutti i rossetti rosa e fucsia di tutte le altre marche. Nell'ultimo cassetto troviamo poi un contenitore anteriore dove ci sono i miei rossetti nude, mentre questo qui contiene alcuni vecchiumi dei quali dovrò sbarazzarmi e quindi costituisce un contenitore vuoto da allestire poi a mio piacere. Concludiamo col cassettone centrale, che come prima contiene le palette, per cui l'unico cambiamento è stata la carta.
Qua, come vedete, ci sono tutti i miei tesori. Se volete vederle nel dettaglio, vi lascio il link del mio video dedicato alle palette, per cui andatelo a vedere nel caso ve lo foste perso. Per cui, ragazze, questo è tutto. Io spero che il video vi sia piaciuto e in qualche modo vi sia stato utile. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e se vi fa piacere ci vediamo alla prossima occasione. Ciao!